Bella a tutti, quinto episodio del Rotture Top. Oggi andiamo a giocare il team con Xerna scappato contro l'Uruguay alla World Cup. E niente, direi di non perdere altro tempo e di passare subito alle tre partite. Ok, adesso l'ho trovato. 385, ok. Ci sta. Vediamo come gioco. Ok, standard turnover con Landorus. Landorus l'ho sempre considerato un ottimo Pokémon. Davvero ottimo Pokémon in turnover, per il semplice fatto che, diciamo, i problemi principali di turnover sono Regieke e Rillaboom, e ovviamente Landorus, diciamo, riesce più o meno a gestire entrambi. Quindi sì, questo è un bel team. Questo è sicuramente un bel team. Il mio piano standard con Turnog, però lo sapete, è fare Regieke Amoongus, praticamente comincia a spammare Electro e fai Speed Control per poi andare con Xerneas e far Geomancy. Di solito si faccio semplicemente Regieke Amoongus con dietro Xerneas sul Cifu. Nel caso del server Amoongus, probabilmente è meglio non portare questi 4, poi c'è il fatto che è molto molto difficile giocare Amoongus. Quindi sì, magari una lead pure come per esempio Amoongus in Sinnoh potrebbe funzionare in quel caso, però in questo caso è molto meglio fare Regieke Amoongus, dato appunto perché non ho Amoongus, è molto meglio fare Regieke Amoongus con dietro Xerneas sul Cifu. Penso che questa sia la mod principale contro Turnover. E niente, vediamo un po'. Allora, io mi aspetto che lui potrebbe andare, vabbè, con le solite di Turnover che possono essere Kyogre Tornadus oppure Regieke Tornadus, comunque per provare a fare un po' di speed control. In generale però posso dire che entrambi li possono andare bene, quindi niente, vediamo un po'. Lui va a lidare Tornadus e Lecky, ok. Tornadus e Lecky come... In realtà non saprei, forse mi si è aspettato l'altra lead, cioè quella di Kyogre Tornadus, però anche questa può andarmi bene. Io solitamente turno 1 vado dei Protoss più Electrode, perché loro vanno praticamente sempre i taunt in questa situazione. Anche perché non ha senso far Tailwind in questa situazione. Ha sempre senso far taunt. Magari si potrebbe aspettare una Mental Head, però io qua vado a proteggere, nel dubbio. Nel dubbio vado a proteggere, mi aspetto più un taunt da parte sua. Sì, un taunt più magari un Electrode da parte di Regieke. Però sì, in generale dovrebbe andarmi bene. In generale dovrebbe andarmi bene. Vediamo un po'. Ok, Amoongus va a proteggere, questo significa che Tornado sono protetto, perché ovviamente l'avrei preso prima. E va di Volswitch su Amoongus, più... Vabbè, lo vedremo dopo, ovviamente. Lo vedremo dopo. Electro comunque non è Wakan. Non è Wakan, prende un po' di danni. Potrebbe aver fatto Icy Wind, forse. Forse ha fatto Icy Wind, però... In realtà non penso. Forse ha fatto il Hurricane su Amoongus. Ok, ha provato la big play turno 1 lui. Ha provato la big play turno 1, provando a killare il mio Amoongus, magari pickando la Mental Herb. Però io sono Koba, quindi va bene. Andiamo semplicemente di Spora e Electro. Effettivamente stavo pensando proprio di metterlo in Mental Herb a Mungus, proprio per questo motivo. Ci poteva stare magari Mental Herb con Pollen Puff, perché effettivamente Crismog non mi ha soddisfatto più di tanto. Però in questo caso comunque va bene, cioè va molto meglio a me. In questo caso mi va molto molto meglio il fatto che ho la Koba. Ok, Electro comunque manda Regieke più o meno sul 50%, lui farà Volswitch probabilmente. Se fa Electro è comunque... Ok, è andato di Volswitch su Amoongus. Di Volswitch su Amoongus e qualsiasi cosa entra lì prende Spora. Immagino lui abbia portato sicuramente Kyogre l'ha portato, cioè a vedere se ha portato Zerina. Se ha portato Zerina magari... Sì, ovviamente non si va a prendere Spora, però va bene. Però va bene lo stesso comunque, cioè la situazione non è per niente male per me. Non è per niente male. Allora, io posso andare di Electro qua, oppure fare una giocata tipo Protect con Regieke più Spora. Questo perché, vi spiego perché faccio questa giocata. Praticamente, io mi aspetto che lui vada di Tailwind in questa situazione, vada di Tailwind e tipo attacco su Regieke. Quindi io facendo questa giocata qui, provo a far dormire Tornadus il turno dopo in cui mette Tailwind, quindi il turno dopo che ha attaccato. Proprio per fare in modo che lui non abbia subito il free switch. Mi aspetto o uno U-turn su Regieke. Anzi, in realtà, su Regieke è molto rischioso perché si rischia la spora di là. Ma aspetto semplicemente un attacco su Regieke, perché se non mi rompe la Sash, lui fa molta, molta fatica, diciamo. E non ha tipo l'Arcee, ok? Questa non aveva senso. Questa non aveva assolutamente senso. E si merita di attaccare solo una volta. Si merita di attaccare solo una volta. Per il semplice fatto che c'è. Se io facevo Electro, beh, lui era messo malissimo. Lui era messo completamente male. Era messo proprio male. Perché praticamente la Sash di Regieke rimaneva intatta. E lui faceva molta molta fatica poi a colpirmi, però va bene, possiamo accettare anche il fatto che sia andato di quella giocata, col fatto che ha missato ovviamente, col fatto che ha missato lo posso accettare. Qui vado di Volswitch di qua, ed entro con, potrei entrare con Xerneas, potrei entrare con Xerneas perché entro con Amoongus sicuramente dall'altra parte. Anko Chifu pure potrebbe non essere malissimo, però sarei più primo, ecco, forse Xerneas è meglio che non prenda danni. Forse è meglio che non prenda danni, quindi entriamo di Urshifu, prendiamo la Crystal Tornadus e entriamo con Amoongus dall'altra parte.
Tanto sicuramente un power più non arriverà su Dazucifu. Quindi siamo a vedere, dai. Volvic e entriamo questi qua. Vediamo un po'. Però sì, io proprio non l'ho capita quella giocata lì di fare tipo l'Axel Summons. Cioè, secondo me non va per niente senso, perché lì era molto più fondamentale rompere l'accesso sul Gilecki. Però va bene. Va bene. Entriamo di qua, vediamo. Lui fa di triple Axel, ok. Triple Axel su. Ok, aveva predicato. A quanto pare aveva predicato che andasse triple Axel su Jalecki. Però ovviamente abbiamo sculato e ha missato. Ovviamente abbiamo sculato e ha missato. E adesso si è messi molto molto bene, diciamo. Sì, si è messi proprio bene qua. Nulla da dire, nulla da dire. Zarin non ha più feint, quindi io posso semplicemente andare le doppie prote qua. Poi doppie prote per cominciare a stallare e poi sono messo molto molto bene, semplicemente. Andiamo in doppio protect e poi lui o mi attacca Mungus o Kyogre va a dormire. O mi doppia Mungus o Kyogre va a dormire, quindi. Quindi sì, semplicemente andiamo di questa giocata qua. Andiamo di questo tipo di giocata qua. E poi prossimo turno posso fare close combat su Kyogre, più sparo tutto su Kyogre. E sì, mi va semplicemente sempre bene, perché lui poi è l'ultimo turno di Tailwind. Cioè, anzi, è finita Tailwind, dopo, non questo, ma il prossimo turno è finita Tailwind. Quindi io faccio close combat questo turno, più lo faccio anche il turno dopo. Anche se in realtà, molto probabilmente, il suo Kyogre è comunque più veloce. È comunque più veloce, quindi forse non è la giocata migliore. Forse non è la giocata migliore. Però in realtà comunque mi conviene, mi sa, far danni. Sì, mi conviene comunque far danni a Kyogre, sapendo che comunque lui è dietro a Regieleki e posso boostare ancora Xerneas. Quindi proviamo la spara di qua, su Kyogre, più close combat. Se mi shotta comunque va bene. Se vado a dormire ho praticamente vinto. Ho praticamente vinto se vado a dormire Kyogre, perché praticamente riesco semplicemente a fare Geomancy e vincere la partita. Ok, Spout non fa troppo. Vediamo un po'. Va di triple Axel, giustamente. Giustamente lui va di triple Axel. E qua se attacca tre volte sono morto. Ok, se attacca 3 volte sono morto, ci può stare. Ci posso tranquillamente stare. E Close Combat comunque diciamo che non fa poco. Diciamo che Close Combat no, non fa poco su Kyogre. Ok, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Posso entrare di Regieleki volendo. Posso entrare di Regieleki e tirargli T-Bolt. Perché molto probabilmente il mio Urshifu è più lento di Kyogre. Sapendo che il mio Urshifu è molto molto lento, mi conviene far sta giocata, secondo me. Mi conviene quasi sicuramente far sta giocata. Quindi niente, andiamo di Thunderbolt su Kyogre. E close combat su Kyogre. Se va a proteggere comunque viene giù. Viene giù da close combat. Quindi è la giocata migliore questa. Questa è semplicemente la giocata migliore. E se viene giù Kyogre da T-Bolt, poi close combat va a finire sul Zarina. Quindi ci posso stare. Ok, toglie Kyogre. Va bene, vuol dire che è morto Regieleki. È morto Regieleki e sicuro. Perché abbiamo doppiato di là. E magari se abbiamo fortuna in realtà close combat va pure su Zarina. Infatti, no, Luca è retto. Mi sembrava infatti molto borderline. Se qua in realtà c'è da vedere, c'è da vedere. Non è ancora vintissima la partita. La partita non è ancora vintissima. Non è ancora vintissima. Perché se lui è Scarf e adesso di tipo l'Axel. No, in realtà dovrebbe crittare tipo l'Axel se vuole killare. Ok, di Power Whip su Regieleki. Ok, però io sono Focus Sash, quindi qua è vinta. Io semplicemente vado di T-Bolt più Close Combat. Tutto su Kyogre. Comunque, alla fine diciamo che il missile. Sono missi tipo l'Axel Summonghus non ha servito troppo. Anzi, no, anzi, mi sa che è servito perché se avessi attaccato 3 volte, poi mi avrebbe shottato di Spout e attacco sembrato sul Cifu. Quindi lì è servito effettivamente. Lì abbiamo avuto molta molta fortuna. Però c'è da dire che abbiamo ancora Xerneas full, quindi. Non so, vabbè, qui non lo protegge, quindi basta doppiare Kyogre e la vinco. Basta doppiare Kyogre. Se protegge muore da Close Combat. Se non protegge muore da T-Bolt. E poi Xerneas la vince. Non lo so, effettivamente sei stato messo molto molto peggio, avessi dato con 3 volte triple Axel su Fucine di Amungus, però non so se effettivamente l'avrei persa questa partita. C'è da dire che sì, vabbè, lo sapete, su YouTube è impossibile che io perda una partita, è impossibile che io perda una partita su YouTube. L'unica volta in cui avevo perso una partita in un video, praticamente ha suonato il corriere con la sedia e quindi sono dovuto andarmene. Quindi ovviamente non ho messo tipo io che gioco a metà partita e metà partita che il gioco sceglieva le mosse. E niente, qua entriamo di Xerneas e tiriamo Moonblast su Zarina ed è vinta. Moonblast su Zarina ed è vinta e lui non può fare assolutamente nulla. Entrambe mosse al 100%, T-Bot più Moonblast. E sì, qui è sempre sempre finita. E ottimo, ottimo. Ovviamente quel miss ha aiutato.
Abbiamo avuto fortuna, però c'è da dire che se avete visto il vecchio episodio sapete che comunque non è sempre così, non è sempre così, non abbiamo sempre fortuna. Poi sì, no spoiler, però diciamo che sì, anche quando abbiamo sfortuna comunque possiamo comunque dare il massimo per fare comunque a vincerla. Quindi niente, l'abbiamo giocata perfettamente, abbiamo vinto questa partita e niente, passiamo subito alla seconda partita. Minchia, giapponese 1201, porca puttana, noi siamo 23esimo, abbiamo beccato giapponese 1201. Ok, gioca Zazan, quindi pure. Cioè, diciamo che sì, qui sicuramente lo porterà in Tailscarf, che fa molto molto bene, però. Sì, stiamo un attimo a vedere, stiamo un attimo a vedere. Non so, non mi convince troppo sta cosa. Non mi convince troppo questo il suo team. Allora, posso dare di Amun. Cioè, in realtà. Diciamo che Amunkus non mi piace troppo in questo matchup per il semplice fatto che lui ha doppio grass, quindi se io semplicemente gli do Amunkus, lui dà Amunkus, diciamo io non ho uno switch in e lui sì, semplicemente, quindi non è il massimo. Forse una di che andrei a fare è Inch Amunkus qua. Però, ecco, effettivamente no, Amunkus non so se è effettivamente così forte, forse anche Inch Entei può stare. Se i Zazà sono intimidiamo e comunque doppio fire, diciamo, non dà troppo spazio al suo Amunkus, quindi sì, potrei provare Inch Entei. Incentei sicuramente Xerneas dietro. E magari, non so, anche Urshifu potrebbe non essere male. Perché, come ho detto, sì. Cioè, in realtà Amunkus qua è buono più per fare Leech Powder, più che per fare Spora. Già che sicuramente non vado a portare. Urshifu ci può stare perché fa abbastanza danni, però sì, serve più per Amunkus qua. Quindi proviamo Entei Inchi, Xerneas Amunkus. E vediamo semplicemente come va. Ok, io potrei aspettarmi forse una lead con Amungus, secondo me. Forse Amungus Zazan ci può stare. Anche se effettivamente a me non piace troppo leadare Zazan perché ovviamente finisce sempre per prendersi intimidate. Quindi vediamo, magari anche lui di questa filosofia. Ok, questo è Urshifu, sì, Urshifu e Lecky. Ok, ci posso. Cioè, in realtà ci posso stare fino a un certo punto perché io ho leadato doppio tipo Fire. Va bene. Va bene, qui avessi rifatto Freak Out Geomancy l'avrei vinta diretta. L'avrei vinta diretta, però va bene. Va bene, lo stesso. Posso fare fake out su Urshifu sicuro. E c'è a vedere cosa devo fare con Entei, perché lui può anche proteggere qua. Però sei più per far sacrificare i suoi Lecky. Cioè, direi che se io porto questi Pokémon, molto probabilmente penso abbia tipo Amungus dietro, sicuro. Ok, non ha portato nessuno. Vediamo un po'. E Zazan, secondo me. Oddio. Questo legge che ha appena fatto Rain Dance. Questo non è per niente buono. Non è per niente buona questa cosa. Questa cosa non è per niente buona. E niente, stiamo a vedere. Ma che cazzo è sta roba? Vabbè. Va bene, dai, va bene. Tutto sotto controllo, tutto sotto controllo. Entriamo con Amungus perché ovviamente mi serve tenermi l'intimidatus per Zacian. E penso che lui vada ad attaccare Inchi qua. Con suo Urshifu. Però va bene. Va bene. Nel dubbio comunque andiamo a cercare vai sulle Jilekki. Tra l'altro il roll penso sia abbastanza basso quello che abbiamo preso. E non abbiamo preso nessun burn. Quindi non è range in alto Sacrifice. Però sì, dobbiamo versare il 5% di burn con un doppio attacco, quindi vediamo. T-Bolt va su Entei, ok. Ok. È Scarf. Ok, è Scarf, Urshifu. Non solo è Scarf. Non solo è Scarf, è pure con la natura. È pure Jolly, mi sa. Sì, è pure Jolly, perché sennò Entei sarebbe stato più veloce. Quindi va bene. Va bene, dai, va bene. Per favore, burnalo. Per favore, burnalo, prendi un roll decente, Entei. Perché questo raggio che sta cominciando a rompere, ok? L'ha burnato, grazie mille, ci sta dopo due, però, non so, Rod ha preso ancora più brutto, mi sa. Ah no, ok, è morto, perfetto. Perfetto. Ok, ci sta. Ci sta, allora. Ci posso stare. Soprattutto col fatto che quell'Urshifu non è. Cioè, col fatto che Urshifu. In realtà non so se è una cosa buona qua. Lui può tirare bene un blade su Amungus più su Jin su Entei, in realtà. Se faccio Leech Powder, comunque. Se faccio Leech Powder più attacco su Zazan ci può stare forse. Però c'è da dire che se prendo il burn non è male. Ecco, forse sì, la giocata più safe è fare questa. Leech Powder e Sacrifice di qua. Questa è la giocata più safe. Stiamo a vedere come si va la situazione. Anche se c'è da dire che ci sono state un po' di cose che non mi aspettavo. Ci sono state un po' di cose che non mi aspettavo qua. Ok, Surging qua lo leggiamo. Surging qua lo leggiamo e Sacrifice comunque non fa. Cioè, se prendo il burn qua è una buona situazione. E questa è l'unica cosa che volevo fare, semplicemente. Vediamo un po'. Niente, Amungus regge come. Cioè, si capiva ovviamente da anni prima, però. Qui magari non si aspettava la Scarf, dato che comunque si come superato. Però direi che va bene, posso sorprenderlo anche io con qualcosa. Non prendiamo il burn su Zazen. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso.
Sì, qua è un casino però, qua è un casino. Lui mi attacca semplicemente. Lui mi attacca e non lo so, non so come uscirne, non so come uscirne. Facciamo Rage Powder e Sacrifice, però boh. Boh, diciamo che Surging fa troppi danni qua, Surging fa troppi danni. Speriamo non poter. Ok, non ha fatto Zacian. Però qua mi può prendere doppia kill, però poi ha FK Geomancy effettivamente. Ha FK su Zacian e Geomancy. Se mi ha attaccato. Se mi ha attaccato qui ho FK Geomancy, quindi. Ok. Anzi, no, sì, FK mi sa che devo farlo per forza su Zacian. Mi sa che il fake out devo comunque farlo per forza di Zacian. Vediamo, ok, Sacrifier entra, buono, quindi rompiamo il sub. Rompiamo il sub a Zacian e... Va bene, avessimo preso Burn ovviamente avrei fatto fake out sul Shivu, però... Va bene lo stesso, ci posso stare lo stesso. Vediamo, ok, ha fatto Beyond Blade. Poteva fare anche sub lui volendo. Poteva fare anche sub. Vediamo, Beyond Blade va a killare. Perché ho preso... Oh, no, ok, quel range va sempre a killare. Va sempre a killare quel range. Io qua faccio fake out su Zacian Geomancy. E stiamo a vedere, cioè se entra con Among Us comunque è un casino però. È un casino però non ci posso far nulla. Non ci posso far nulla se entra con Among Us. Ecco, se entra con Among Us forse mi va a fare attacco di qua. Mi va a fare attacco su Vinci lui. Cioè, magari posso fare fake out su Shifu. Perché qui è abbastanza ovvio che Zacian potrebbe anche andarsene. Zacian c'è a dire che potrebbe benissimo andarsene. Quindi io forse sarei più a fare fake out su Shifu. Fake out su Shifu e Geomancy, perché se lui dietro Amungus, qua butta Amungus e fa attacco su Vinci. Sì, pericoloso, pericoloso questo giapponese. Molto pericoloso. Andiamo di FK di qua e vediamo. Vediamo un po'. Ok, non ha sbiciato niente. Cosa ha fatto? Ha fatto Beyond Blade lui. Ok, però comunque la reggo. La reggo Beyond Blade. Stiamo a vedere, stiamo a vedere. Non è ancora finita sta partita. Beyond Blade la reggo, sono alzato per reggere. E quindi la reggo. Io ho paura che Dazing non vada a killare qua. Ho paura che Dazing non vada a killare Zacian. Perché se qua non va a killare ovviamente la perdo. Ovviamente la vado a perdere la partita. Però, boh, in realtà. In realtà c'è da vedere, c'è da vedere. Magari se Vulkas viene giù sicuro. Se è un po' bulky, molto probabilmente la va a reggere. Io comunque devo fare Dazing più Febbix su Zacian qua. Cioè non ci sono altre tipo di giocate. Posso baitare Cushifu se ne va, però in realtà non ha molto senso neanche quella mossa. Lui dietro potrebbe avere Inci, potrebbe avere Inci, quindi... Quindi niente, io qua farei Dazzling e Febbix, semplicemente. Però c'è da dire che sì, o killo Zacian di Dazzling ho perso, quindi andiamo comunque a Febbix di qua. Vediamo se niente di Inci. Ok, ha portato Zacian. Ha portato Zacian, vediamo un po'. Probabilmente è Inci dietro lui. Se ha fatto sta giocata è Inci dietro, se ha Amungus qua non aveva senso sta roba. O forse è confido del fatto che tiene. Potrebbe essere confido del fatto che potrebbe tenere lui. Non lo so, non lo so, stiamo a vedere, stiamo a vedere. Lui mi ha mostrato solamente... Sì, abbiamo Blade per adesso. Però per come c'è... A quel punto fai Sacred Sword, se sei Sacred Sword. Però comunque stiamo a vedere. È dietro Incinero, ok. Dietro Incinero. Se mi va di fake out su Xerneas, io poi lo shotto. Non so, è un po' di... ci sono un po' di 50-50 qua, eh. Cioè, da dire che ci sono un po' di 50-50. Io sarei per far Dazzling qua, sarei per far Dazzling, però non sono sicuro che Dazzling vada a killare, forse Moonblast è meglio, perché Moonblast me la vince sempre se attacco. Ecco sì, questa sarebbe la mia giocata migliore secondo me, perché lui molto probabilmente va per il Kaimon una potere di Xerneas, molto probabilmente va per il Kaimon, cioè non fa fake out per attacco su Xerneas secondo me. Potrebbe fare Close Combat però, sì effettivamente questo Inci non è usato per reggere Close Combat a meno 1, però boh, comunque è un roll, comunque un roll. Stiamo a vedere, questo Inci è abbastanza veloce. Ok, fake out è andato su Inch, ok, buono, molto buono, molto buono. Vinta. Vinta, quindi abbiamo preso il 50-50. Cioè, 50-50. Secondo me questa è la mia play migliore. Questa è semplicemente la mia play migliore. E qua abbiamo semplicemente vinto. Io vado di Moonblast. Anzi, posso andare di Febbix qua. Cioè, posso fare tipo Protect Febbix per chipparlo per poi fare Moonblast nel caso sia Baccona. Nel caso lui sia un Inch Baccona. Sicuramente lui comunque deve andare su Xerneas. Quindi andiamo di Protect Febbix. Protect Febbix, poi lo mette in range di un Febbix. Ok, lui è forfettato. Quindi niente, nonostante si fosse messa male la situazione, siamo comunque riusciti a vincere. Nonostante ci abbia fatto rain dance in faccia con Regieleki e ci ha mostrato Urshifu Scarf più veloce di Entei Scarf. Quindi Urshifu Jolly. E niente, ottimo, ottimo così. E passiamo alla prossima partita. Giapponese 12esimo, ok. Noi siamo 20esimi, quindi comunque è uno scontro, diciamo, in alto battle spot. Vediamo un po'. Lui gioca Eternatus. Allora, sono un po' complicate le partite contro Eternatus. Perché diciamo che i giocatori di Eternatus, cioè molto spesso, almeno mi è capitato sta roba, vanno a ignorare completamente Xerneas. Cioè, vanno sempre a predicare dicendo ok, Xerneas mi protegge. E allora,
E allora vanno dall'altra parte, fanno sub, fanno altre cose. Però questo è un bel team, questo è sicuramente un bel team. Sicuramente un bel team. Non saprei cosa potrei andare a fare qua. Ci può stare uno Xerneas in lead. Uno Xerneas lead, come ho detto, e magari proprio ignorare il fatto che. Cioè, proprio sapendo che i giocatori di Trinidad si giocano così. Poi, ovviamente, ogni persona gioca in maniera diversa. Però mi è capitato molto molto spesso che il fatto che Trinidad andasse, cioè i giocatori di Trinidad andasse completamente a ignorare il mio Xerneas. Quindi non saprei. Effettivamente ci potrebbe stare a fare semplicemente Inchi Xerneas con dietro Entei. E qua sarebbe portare uscivo addirittura. Qui sarebbe addirittura portare uscivo. Perché non so. Se, cioè, secondo me tra quei Pokémon sicuramente un Safety Goggle c'è. Secondo me un Safety Goggle c'è perché, non so, mi sembra molto molto debole da Mungus, quindi potrei uscivo. Ho abbastanza fiuto per queste cose qua, quindi secondo me lui ha un Safety Goggles. Stiamo a vedere. Non so onestamente cosa possa fare questo team, però magari una lead tipo Eternatus Inchi ci può stare. Però è sicuramente un bel team, è un bel team. Mi piacciono i 6 Pokémon che sta usando lui. Ok, lui va a lidare quello è Inchi. Ok, Inchi Eternatus. Inchi Eternatus, ci posso stare sicuramente. Vediamo se il mio Inchi è più veloce o meno. Ok, il suo Eternatus ovviamente è più veloce degli Inchi e poi c'è Xerneas. E poi abbiamo il suo Inchi, ok. Va bene. Ci posso stare. Posso fare Fake Out su Eternatus e Geomancy, come ho detto, perché per lo stesso motivo che ho detto prima, perché molto probabilmente andando a ignorarmi Xerneas. Però lui semplicemente potrebbe fare un fake out su Xerneas questo turno in realtà. Però non so, secondo me anche quello è abbastanza rischioso perché se io switch fuori subito lui è un po' messo un po' così. Quindi andrei per la play standard, fake out su Eternatus Geomancy, vediamo un po'. È abbastanza rischioso perché se lui fa fake out su Inchi e Slalom su Xerneas potrebbe andare male. Però ok, è andato fake out di là e vediamo un po'. Arriva di Slalom, ok, vediamo. Infatti, co come vi ho detto, esattamente come vi ho detto, è andata esattamente come vi ho detto. I giocatori di Eternatus ignorano Xerneas, cioè non c'è nulla da fare. I giocatori di Eternatus ignorano completamente Xerneas. Salto dei danni, dato che il mio Inchi è molto molto bulky special defense, direi che quello Eternatus è Specs. Quindi mi avrebbe killato Xerneas, però ha deciso di fare un predict e quindi niente. E quindi niente, qua ha perso mi sa, qua ha perso. Io tiro un blast di là e torcio su Inchi per evitare l'oro. Quindi niente, cioè, se giocate Eternatus, non giocate così perché non ha assolutamente senso. Come potete vedere, non ha senso. Come potete vedere, cioè, avete fatto una partita inutile, completamente inutile qua. Qua poteva semplicemente, poteva fare in modo che ci scambassi una fake out, però lui ha voluto predictare e si è preso il Geomancy in faccia. Si è preso il Geomancy in faccia. E qua Eternatus sicuramente verrà giù da Moonblast e blocco Inchi con Trotchop. Non lo so, ma forse anche per il nome, forse anche per il, non lo so. Beh, magari la gente si aspetta delle play straordinarie, cioè diciamo che non, si, che non mi rischi Xerneas turno 1, però boh. Però boh. Ok, Aretto, strano, ok. Slalom, continua ad andare su Inchi, continua ad andare su Inchi. Non ha imparato la lezione. Non ha imparato la lezione quest'uomo. È andato di Snarl, ok. È andato di Snarl, però adesso noi li fermiamo di Snarl. Il prossimo turno Partyshot e Dazzlim. Ok. Molto strano comunque Tanato scaberetto. C'è da dire che questo Xerneas non ha special attack. Però magari è stato apposta e ha preso un roll alto. Non lo so, non penso. Perché in realtà questo Xerneas ha molto meno special attack rispetto agli altri. Però va bene lo stesso. Qua abbiamo un buon Dazzlim più Partyshot. Dazzlim e Partyshot, ci posso stare. Ci posso sicuramente stare. Non lo so, cioè queste sono delle prediche che davvero io non capirò mai. Non capirò mai assolutamente. Non capirò mai. Direi che pure che quelle tre cose Specs, oltre ai danni, anche perché per il semplice fatto che qui una persona, cioè, penso che un giocatore normale andrebbe più di Meteor Beam se va a predicare comunque una Protect, no? Ok, Inchi AV, ok, mi shotta. Cioè, in realtà Inchi AV, cioè, da Xerneas più 1 ha preso davvero tanto comunque. Mi sa che non è AV. Mi sa che non è AV quell'Inchi. Potrebbe non essere AV. Possiamo vedere comunque. Stiamo a vedere. Vediamo con chi entra. Questo è Rillaboom. Sì, ormai so il giapponese. Ormai so il giapponese. Questo è Rillaboom. Vediamo. Sicuramente entrerà di nuovo Inchi. Sicuramente entra di nuovo Inchi. Però vediamo. Vediamo, non so. Allora, mi ha fatto fake out. Snarl. U-turn. Quindi l'ultima è Ferbit. L'ultima è per forza Ferbit, per forza di cose l'ultima è Ferbit. Quindi entriamo di Entei, dovremmo essere messi bene in teoria. Ok,
Chi è questo? Mimikyu, ok, interessante. Interessante, lui aveva portato Mimikyu, però in generale lui fa molta fatica. Quanto, cioè, diciamo che la sua risposta principale a Xerneas era Eternatus, e l'ha buttata così, quindi va bene. A noi va bene. Se la gente continua a giocare così, a me va completamente bene. Cioè, come ho detto in team preview, i giocatori di Eternatus giocano così. Vanno sempre a predicare la parte di Xerneas, tu fai Geoman, sei vinto. E niente. Noi ringraziamo comunque. Vediamo comunque di non perdere. Così facendo i cazzoni. Lui va di fake out su Xerneas e si prende Sacrifice su Rilla. Sacrifice 252 Adamant, penso killi, infatti è parito per aria. È parito per aria Rilla, boom. E ottimo. Lui va di Trick Room, ok. Vai Trick Room, cioè dire che Xerneas qui Xerneas fa abbastanza quello che vuole. Può farmi fake out play rough forse, però diciamo che lui è messo molto male. Cioè, mi ha già passato di aver snarl, anzi addirittura penso forfetti in questa situazione. Io proteggo Xerneas giusto per non prendermi fake out play rough. Io faccio sacrifice su Mimikyu, poi vedremo comunque. Poi vedremo, diciamo che la situazione non è per niente male per me. Xerneas comunque è molto molto difensivo e fisico proprio per reggere Zacian a meno 1. E niente, stiamo a vedere semplicemente. Però te sacrifice di qua. Protect appunto per proteggermi da fake out per Ruff, nel caso dovesse farlo. Magari mi predicta, vado più su Entei, però non è un problema questo. Ok, altri Fairbits più per Ruff allora, mi sa. Ok, perfetto. Perfetto, vediamo se prendiamo il burst. Qua è finita, però non penso lui mi killi, onestamente non penso lui mi killi di doppio attacco con Mimikyu e... con Mimikyu e Inchi. Cioè, ok tutto, che c'è... c'è diciamo l'aura di Xerneas e tutto. Però cioè io ho davvero un macello di difesa. Ho un macello di difesa su questo Xerneas. Quindi sono abbastanza confident sul fatto di reggere. Che Xerneas full regga un Fairbits più un Playraff. Anche probabilmente di Orb Mimikyu. Stiamo a vedere. Sì, lui comunque deve fare Fairbits più Playraff. Magari se prende un crit ce la fa. Perché Fairbits, come potete vedere, non fa molto. Infatti non penso proprio che Fairbits vada a prendere la kill. Lui va di Fairbits. Ci è andato molto vicino in realtà. Infatti perché era Orb ci è andato molto vicino. Però niente, qua Sacrifice più Razzgrim va a chiudere il game. E niente. Ottima dimostrazione di forza pure qui. Ci sta sicuramente. Mi è piaciuta molto questa partita. Anche col fatto che turno 1 è andato perfettamente. Anche turno 2 in realtà. E niente, questo è quanto. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.